Come dire, è stato un incontro soprattutto di approfondimento, di conoscenza. L'ufficio di presidenza ha potuto apprendere direttamente dalle RSU sindacali, dalle segreterie provinciali metalmeccaniche, delle sigle sindacali della provincia di Arezzo, quella che è la situazione attuale. Quindi quello che poi si svolgerà nell'incontro di giovedì, che sarà un incontro che si svolgerà la mattina, sarà legato a questa apertura che ha dato l'azienda nell'incontro precedente sulla possibilità di trasformare questi 33 licenziamenti in ammortizzatori sociali ed uscite incentivate per i lavoratori. Quindi questa è la posizione di partenza. Noi chiaramente auspichiamo veramente che si vada in questa direzione e poi soprattutto che l'azienda chiarisca quello che è il piano industriale e la strategia legata al sito di San Giovanni Valdarno. Personalmente ritengo opportuno, soprattutto sui temi della strategia industriale di ABB, aprire un tavolo istituzionale in regione. Tuttavia è una scelta dei sindacati, quindi è necessario lasciare i sindacati scegliere e lavorare in questa fase in totale autonomia. Voi avete già avuto dei contatti con Fabiani, con la regione? Sì, io ho già sentito Fabiani. Fabiani è pronto ad aprire un tavolo istituzionale, attende soltanto che siano i sindacati, come norma vuole, appunto, a richiedere l'apertura di questo tavolo. La sua percezione come politico ormai navigato in tanta esperienza, oltre che amministrativa locale, anche a livello regionale, qual è? C'è uno scenario che preoccupa in modo ingravescente oppure si vede una luce in fondo al tunnel? Allora, c'è sicuramente una forte preoccupazione perché si tratta comunque di un mercato molto giovane che già ora ha una battuta di arresto, però l'apertura dell'azienda verso gli ammortizzatori sociali dà una luce evidente. È chiaro, si tratta di una multinazionale a base finanziaria quotata in borsa, quindi si muove secondo logiche che non sono quelle dell'imprenditoria locale che noi conosciamo tradizionalmente. Però io, come dire, il mio auspicio, come ho da riscontri di varia natura, è che chiaramente questo mercato si riprenda e il sito possa tornare ad essere un sito sicuramente importante. Grazie mille. Grazie. Allora, c'è sicuramente una forte preoccupazione perché si tratta comunque di un mercato molto giovane che già ora ha una battuta di arresto, però l'apertura dell'azienda verso gli ammortizzatori sociali dà una luce evidente. È chiaro, si tratta di una multinazionale a base finanziaria quotata in borsa, quindi si muove secondo logiche che non sono quelle dell'imprenditoria locale che noi conosciamo tradizionalmente. Però io, come dire, il mio auspicio, come ho da riscontri di varia natura, è che chiaramente questo mercato si riprenda e il sito possa tornare ad essere un sito sicuramente importante.